Vediamo. Ok. Buongiorno. Buongiorno, super bene. Buongiorno, tutto bene. Sì, sì, tutto a posto. Cari amici del web, buongiorno. Mi trovo ai Ronchi Verdi di Corso Moncalieri in compagnia di Carlo Campagna, soprannominato Charlie Champagne. Poi ci spiegherai il perché di questo soprannome. Carlo Campagna è un uomo che ha vissuto il periodo d'oro della Torino da bere, cioè la movida, spettacoli, intrattenimento, quindi belle donne. E da qui nasce proprio il personaggio di Charlie Champagne. Ci spieghi un attimino com'era quella Torino degli anni 70, da dove provenivi, che cosa facevi, che lavoro svolgevi, che mansioni e come ti divertivi nei locali? E innanzitutto bisogna dire che in quel periodo lì, a differenza di questo... Parliamo tra l'altro anni 60. Anni 70, 70, sì. Okay. A differenza di questo era un periodo dove era molto facile guadagnare. Cioè chi metteva su un'azienda guadagnava, anche perché i costi della manodopera erano molto più inferiori, insomma tutti questi motivi che vengono anche trattati. Naturalmente guadagnando molti spendevano di più nel divertimento. A differenza di questo periodo qua non c'era la droga come esasperata come adesso. Non che non ci fosse, però non era per tutti e soprattutto non le praticavano gli studenti, era un ambiente molto più riservato, calmo, sì. Anche perché essendo più calmo c'era anche più controllo. Comunque quelli che potevano, la parte più importante quel periodo lì era il divertimento. Il divertimento consisteva nel... Francesca, buongiorno. Non riesco mai a farle la corte. Non vuole salutarli? Io la saluto. Buongiorno Francesca. Come va? Si suda. Non chiedetegli cose strane che... Non è solo cose strane, gli chiediamo. Non dico cose strane, se viene qua gliele dico. Le dico che lei mi ha sgridato. Ma poi intervisto anche lei dopo. No. Sempre cose strane. Ma dopo, no. Vedo che è andata via, vanno subito via, vanno ad intervistarmi. Allora, vai avanti. Comunque in quel periodo quelli che volevano divertirsi oltre il lavoro era molto più facile, in quanto ad esempio i night erano meglio frequentati, non che adesso non siano mal frequentati, ma c'era meno gente e c'erano anche dei nomi importanti tipo il Chatham, risaputo da tutti, venivano tutte le famiglie importanti. Io abitavo proprio sopra il Chatham, perciò li vedevo già da piccoli, da Piazza CLN. Il divertimento è una parte importante, in quanto lo provochi negli amici, nelle altre persone, è facile avere un seguito e da lì è nato, siccome grazie anche all'eredità che poi me ne sono mangiate, va bene, è nato questo modo di avere un seguito di persone. Per esempio quando ho gestito le discoteche, questa era la fortuna, perché le persone volevano proprio divertirsi, questo è nato l'ambiente. E allora, volevo sapere, parlaci un po' della tua famiglia, delle aziende, di quello che facevi come mansione. Noi costruivamo la Comptometer, che era una macchina calcolatrice, e in quel periodo lì facevamo le paghe per tutte le grandi aziende, Fiat, CEA, tutte le aziende. Poi quando è subentrata l'elettronica c'è stato il crack della nostra azienda.
la concorrenza era l'IBM, cioè il solito passaggio. Noi avevamo macchine meccaniche, le contometre, le facevamo a Chicago, la Felten Tarrant. Il passaggio dell'elettronica è quella che è stata il motivo che l'azienda ha fatto caputo, in quanto abbiamo investito molto, ma andare contro l'IBM era impossibile. Esatto. Da lì, fra parentesi, sono nati anche i problemi seguiti dai commercialisti e dagli avvocati, che hanno poi portato a un percorso diverso della mia vita. Tu facevi intanto, avevi un mestiere, tutto sì, tuo. Sì, lavoravo nell'azienda di mio padre. Sì, ma poi hai aperto poi una finanziaria più avanti. Poi dopo, quando ho capito che le calcolatrici meccaniche non andavano più, con mio cugino Ginatta abbiamo aperto, Mario, delle finanziarie, e da lì è nato il mondo delle finanziarie. Quindi hai recuperato Ginatta, che è quello perso, che è stato anche il fondatore della Commodore. Sì, la Commodore. E quindi lì è iniziato poi a recuperare tutta quella mole di soldi. Recuperare, che... poi abbiamo aperto le discoteche, ci siamo dati da fare, sono entrati nuovi soci, eccetera. Poi c'è stato un incidente, lo sanno anche gli altri, per salvare una persona, che è l'incidente con Martin Beauregard. Sì, poi ne parliamo dopo. No, ma possiamo parlarne, che nessuno voleva che morisse. È stato proprio un incidente vero. E da lì ha cambiato anche la vita a diverse persone, però che sono anche state difese. Finito quell'incidente, abbiamo ripreso di nuovo con le discoteche. L'ultima era al Naxos, sebbene in via Piazza Guala. Piazza Guala, con Marino, che era anche un mio socio. Della tua famiglia eri più grande, dei fratelli? Fratelli, quattro fratelli. Uno è medico, poi io e altre due, mio fratello e mia sorella, che sono ancora in vita. Sì. E abitano a Cuneo. Ti sei sentito quindi aggravato da questo peso? Essendo... Sì, ma non quelle sono il senso di responsabilità, io non è che l'abbia avuto moltissimo nella vita, erano abbastanza autonomi, cioè non era un peso psicologico. Ho capito. Tu sei stato anche sposato con eri molto la giovane. Girardi, una bella donna, di buona famiglia. Ci siamo sposati perché ci volevamo bene, eravamo coetanei, ci siamo sposati. Abbiamo fatto il matrimonio alla tesoriera. Poi è una donna importante che mi ha voluto molto bene, mi ha anche seguito abbastanza dopo l'incidente che ho avuto, sì, in carcere. E poi però io, la mia indole, ho continuato a lavorare nel mondo del divertimento, cioè non è lavorare, è che ti diverti, hai il seguito di persone, perciò avendo un seguito di persone organizzando hai anche degli incassi, diventa un punto automatico. Poi diventa automatico il fatto che apri un locale, vengono le persone e inizi ad incassare, allora diventa un lavoro divertimento. Per le mie idee, lavorare nel divertimento è il più bel lavoro che esista. Poi ci sono mille altri bei lavori, ma certo, devi essere anche in grado a farlo. Io non faccio né il notaio né il chirurgo, certo, però il divertimento te lo... Per esempio, noi avevamo diversi industriali che arrivavano vestiti da industriali e venivano messi in fondo alla discoteca perché sembravano impacciati, mentre magari due o tre ragazzini un po' birichini, mezzi delinquenti ma ben vestiti, creavano l'atmosfera giusta, creavano l'ambiente. Ma può essere questo anche il fatto della separazione, che magari tua moglie non ha accettato? No, quel tipo di no, vita? Non c'entra niente. Mia moglie, dopo il fatto che l'ho combinato, mi ha seguito, poi ha visto che io non cambiavo e mi ha detto: ciao Carlo, non mi telefonare mai più. Ogni tanto ci sentiamo, ma no, niente, non è stata più che valida, più che... No, siamo andati, la prima notte siamo andati a Cervinia. Prima notte d'amore? Dopo l'incidente. Ah, dopo l'incidente. No, l'ho conosciuta a Noli, ho dei bei ottimi ricordi. Poi mi ha detto: Carlo, tu hai proprio la testa di quello, anche perché essendo di una famiglia per bene, come
lo ero anch'io, però a me piaceva di più il muovermi, il divertirmi, cioè avevo trovato la chiave di divertirmi e guadagnare. Sì. Quindi era impossibile condividere con una donna... Con una donna normale, non, figli non me ne fregava niente di avere dei figli, perché se ti va bene, se no hai la prigione proprio davanti, perché certo, il coltello a parte del manico certo, ce l'hanno loro. Allora, tu l'hai anticipato prima, parliamo un attimo di questo fatto increscioso che è successo nel 69, se non sbaglio, a giugno. Sì. Di questa giovane ragazza francese che arriva in Italia con la famiglia, con tre sorelle, papà e mamma, si trova a prostituirsi per, si dice, per questioni di... è stata provocata, sono cose che non sappiamo fino in fondo, però a un certo punto questa ragazza viene trovata di fronte all'ippodromo di notte, nuda, coperta da dei giornali, della stampa, di carta, e nasce praticamente, nasce un'indagine di che cosa è, cosa è successo, chi è stato, chi non è stato. È notizia che fa scalpore, si occupa delle indagini, infatti il commissario celebre Montesano di Torino. Ma a un certo punto succede qualcosa nella tua vita, tu praticamente esci allo scoperto, esci alla ribalta e ti autodenunci, ti costituisci la polizia. Ecco, lì è l'unica parte che non sto a dire, perché abbiamo difeso delle persone, perciò non è che posso spiegare proprio il meccanismo. Larga misura. È stato difeso e no, ma perché e abbiamo continuato. Cosa è successo? Questo, cioè quello che ti ha portato ad autodenunciare? Per quello che so io, quella donna nessuno ha voluto ucciderla e diciamo è morta lei, che può essere dall'infarto a tutto, lo ha confermato anche l'autopsia se non sbaglio. Allora a quel punto si sono anche spaventati, mi sembra, dicono che ci fosse anche un giudice oltre una famiglia importantissima, e hanno preso delle decisioni sbagliate, cioè invece di telefonare alla polizia e dire la situazione è questa, 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 hanno preso delle decisioni, secondo me. È sfuggita di mano la situazione, praticamente. Eh? È sfuggita di mano la situazione. Sì, hanno preso tipo quella di portarla a Vinovo, dove è stata. Sì, abbandonarla nella strada. Ma perché i nomi erano importanti e sono stati difesi. Basta. Perché si parlava di sevizie, di torture, di strangolamento addirittura. Assolutamente no. Ecco. Nessuno aveva in quell'ambiente lì, aveva lontanamente la minima intenzione di fare cose strane, ma non ne fregava niente. Ma si parlava anche di un rito, eventualmente, di queste ville con quelle sono le leggende. Che... È successo un incidente, hanno perso la testa queste persone importanti, e perdendo la testa hanno, invece di chiamare la polizia, hanno... fatto questa messa in scena praticamente. Eh? Hanno messo su questa messa in scena. L'ha fatta portare a Vinovo, penso. Certo. E quindi tu non c'entravi niente con questo, anche perché poi la scientifica rivelò che la tua testimonianza era assolutamente falsa, e poi tu hai anche pagato per questa cosa. Ma cos'è che ti portò a farti avanti quando tu eri completamente all'oscuro? Io mi ricordo quella notte, come tutti, avevo il vizio della cocaina, e perciò ti altera che era frutto sempre del lavoro, del divertimento. Certo, avevo due discoteche, tre finanziari, insomma avevo tutto il mio, e allora ti cambia la realtà. E ho fatto quella telefonata che chiaramente non avrei dovuto fare, però ma tu non conoscevi Martino nel giro? No, non lo conoscevo. L'hai mai vista? Prima l'avevi mai caricata? No, io sapevo chi l'ha portata in quel club lì, sì, ma non c'entra un bel niente, come dico, lì lei è proprio lei che ha avuto questo incidente, poi hanno perso la testa. Ecco, ma lei non sapeva nulla di questo invito che le era stato rivolto, se lei poi si è trovato in questo posto con queste persone? Penso che sia stato uno che era sul marciapiede, l'ha presa, l'ha portata in questa villa, in questa... Ho capito. Questi... Che non eri tu, ovviamente. Che non ero io. No, ma io ne ho già avuti qui, mi hanno già pulito, ripulito, girato e non girato. E chiaramente poi sono stati difesi. Tu che hai avuto una vita... immersa nel divertimento, che hai girato locali, ma che sì, il divertimento, scusa, non è che tutti noi vogliamo divertirci, è che ho trovato col mio carattere la chiave per far soldi, per guadagnare nel divertimento. Okay. Perciò... No, ma volevo arrivare a questo io. Ah. Nel senso che tu che hai vissuto e lavorando
e divertendoti, quindi hai trovato la chiave, la soluzione della, trovato, sì, della tua vita per fare, certo, di trovarla ancora adesso, esatto, e quindi è arrivato, insomma, si può dire la soglia degli 80 anni, no, superati 81. Gli 80 anni, quindi se, voglio dire, che messaggio, la mia amante ne ha 20, pensa a te, sì, diciamolo, che pago, se non frega niente, e naturalmente un ucraino, sei sincero. E volevo chiederti, che messaggio puoi dare ai giovani di oggi, un uomo come te, allora, che ha subito queste cose? Come noi non avevamo molto colloquio con i nostri genitori, perché erano generazioni, c'era un muro, diverse. C'era un muro, allora c'era l'agricoltura, poi è venuta l'industria, perciò tutti i contadini erano dei deficienti e chi lavorava nell'industria era intelligente, perciò una generazione odiava l'altra. Così adesso è inutile dare dei consigli ai giovani, perché loro fanno la loro vita, si sono trovati, si adattano al mondo che noi anziani gli abbiamo lasciato. Perciò non è mai esistito un buon rapporto fra i giovani e i vecchi, proprio perché il vecchio conta delle balle per parlare e il giovane non ha confidenza deve col vecchio, perché gli spiega la vita male. Io quando parlo ai giovani non ho nemmeno voglia, perché loro mi guardano, sì, va bene, però loro in questo momento preferiscono, mentre noi volevamo avere la macchina bella, pigliavamo una donna, la portavamo al mare, che se poi tu pensi sono anche cose ridicole, perché si indebitavano con le macchine, con i ristoranti. Loro adesso, donne comprese, preferiscono riunirsi. Stasera ho una riunione al Perosino, lungo Po. Sì, sì. Preferiscono riunirsi su un prato fra di loro, bere le birre con le donne e parlare degli affari loro. Un'altra generazione. Non hanno né torto, è inutile che noi diciamo noi ci vestivamo meglio. Allora non gliene frega niente di avere la cravatta di... Perciò non potrà mai esistere un colloquio costruttivo e sincero col giovane, perché sono generazioni diverse, come eravamo noi generazioni diverse con i nostri genitori. Questa è la mia idea. Poi, certo, certo. Se vuoi ti dico anche come andranno a finire le votazioni. Te lo dico. Parliamo di politica, ci sono fra poco a settembre le votazioni. Allora, di politica proprio io... Cioè, un po' mi piace anche far divertire le persone. Io sono nato in un ambiente chiaramente di destra, tutti. Imprenditori, quindi. Poi, andando avanti, ho iniziato a capire che dopo Mussolini, che per carità, niente da dire, dal Mirante in su, Almirante ad esempio era famoso per riempire le piazze e svuotare le schede. Quelli di destra hanno fatto una serie di errori disumani. Io mi ricordo in Corso Francia i primi tatuaggi facevano le sceneggiate. Quelli di sinistra, il potere ce l'ha sempre chi se lo merita, hanno iniziato a entrare nell'università, nella magistratura, nella cultura anche, esatto, la vita, perciò, di giorni si sono fatti ben volere. E sommando questa situazione con tutti gli errori che hanno fatto quelli di sinistra, da Milano l'ultimo, tu prendi da Milano, non ha scelto collaboratori il farmacista, tutta, ma chi è che va a votare? L'operaio, la persona, appena vede da Milano lo odia, come minimo. No, come collaboratore un farmacista, che a sua volta chi va a votare? Mentre invece i comunisti, a differenza, almeno sono entrati a parlare, e questo è uno dei motivi di fatti queste votazioni, come al solito, andranno a finire che la sinistra vincerà. Ma non sono, secondo te, d'accordo da tanti anni ormai, cioè il potere è uno solo. Ma lì sono sempre le leggende, è come la leggenda, esiste una cupola sul mondo, non c'è nessuna cupola, bisticciano loro come bisticciamo te ed io, perciò è un finto accordo. La sinistra ha sempre straguadagnato i voti grazie alle enormi cagate che ha fatto la destra. Dimostrazione le vediamo. Per esempio, la destra, una delle grandissime stupidaggini, la destra e i negri non devono entrare in Italia. Vabbè, sai, blocco. Allora, primo,
Salvini come gli altri dovrebbero sapere che l'italiano, la mortalità è molto superiore alla natività, il che vuol dire che noi italiani fra 15 anni non esistiamo più. Perciò è inutile dire noi italiani, se non vengono fuori i figli, ben vengano quelli delle altre nazioni. Primo. Secondo, ogni cultura è stata presa da chi era più forte, dalla cultura inglese, dalla cultura romana sono arrivati e appena diventi... Noi gli europei in questo momento sono i deboli, i negri, diciamo gli africani per fare un esempio, sono quelli forti come forza fisica, perciò è giusto che ci sopprimano e vengano loro. Mi fa ridere il concetto quando dicono noi italiani abbiamo diritto di avere l'alloggio, poi arriva. Ma no, ma se fra 15 anni non esistiamo più? Cioè, io ho fatto medicina, ma basta un ragionamento stupido. Se, perciò già lì vuol dire... Forse dovremmo cambiare noi italiani, in qualche modo. Dovremmo cambiare, imparare a ragionare meglio. Come diceva Mussolini, governare gli italiani è inutile. Anche perché... Finisco il discorso perché è anche abbastanza bello. La genialità noi l'abbiamo in Italia, ma perché l'abbiamo in Italia? Perché l'Italia, prima, è una nazione giovane, secondo, è una nazione di tante culture unite assieme, cioè nel senso che al sud c'erano i musulmani, eccetera, l'opposto al nord, i tedeschi addirittura, perciò è venuto fuori un minestrone molto bello. Sempre la mia idea, un paese libero, poi io lo dico proprio perché ho provato, come l'Italia non c'è, un paese bello come l'Italia non c'è, un paese come gli italiani che sono pure simpatici non c'è fuori. Io mi ricordo, ho vissuto abbastanza a Lugano, ma sai che è una rottura di coglioni, butti la sigaretta per terra, c'è uno svizzero che te la raccoglie, cioè... Tanti miei amici sono andati all'estero, addirittura uno quando vedeva la bandiera italiana si metteva a piangere. Come stiamo bene qui? Poi ognuno, io dico le mie idee. Però ognuno... Qualcosa che non funziona c'è in Italia, comunque diciamolo. Ma gli altri non hanno provato, lasciamo perdere i paesi tipo il Messico, quelle robe lì, che se non fai la loro cultura... Ma anche... io mi ricordo, rappresentavo la Walter delle pistole, Germania. Vado a trovarli, entro in una birreria, vedo questi tedeschi, una ventina, che bevevano tutti, e tu li vedi in fila tutti assieme. C'è la mentalità di essere... Mentre invece da noi non esiste ognuno. Mentalità nazionalista, che non abbiamo noi, per fortuna. Io dico le mie idee, poi... E se non sbaglio, l'anno scorso hanno riaperto il caso di Martina, hanno richiamato il giudice Padalino. Sì, Padalino. Cos'è successo? Perché? Padalino, perché uno ha detto che una donna ha detto che conosceva l'assassino e ha fatto nome e cognome dell'assassino. Dopo 50 anni? Sì. Che lo conosceva da tempo lei, l'assassino? Sì, che suo zio quando è morto, le ha detto, suo zio quando è morto, io conoscevo lo zio, conoscevo... si chiama Gianni Merlino, la persona, che l'assassino era Gianni Merlino. Gianni Merlino viene convocato dal giudice Padalino e capisce subito che non c'entrava assolutamente niente. Era anche un mio amico, fra parentesi. E perché questa donna ha accusato questo Gianni Merlino? Perché è venuto poi fuori una lite della famiglia interna, solo quello. Ma perché sono cose gravi, cioè fare queste accuse più che un dispetto. Però Padalino dice no, e l'hanno prosciolto. Anche perché a distanza dei 50 anni è difficile. Nel frattempo hanno riconvocato 7 volte me, sfilata di giudici, ai quali ho detto, io queste cose le ho dette circa 2000 volte. Perciò... Quindi tu ti rifai sempre quelle testimonianze. No, ma diciamo che la magistratura... Io ho sempre un buon ricordo, ma non per parlare bene, che ognuno parla bene, proprio hanno cercato di capire, meno Montesano, che Montesano è l'unico... Cioè che poteva indagare subito e capire che stavi dicendo un sacco di frotto. Montesano, invece di chiamare 60 giornalisti, mi dicevano, Campagna, lei ne ha uccise 3, non una. Ne parliamo domani mattina. Lui invece no, ha subito chiamato tonnellate di giornalisti e da lì è venuto un po' un meccanismo... esasperato. Io volevo farti una domanda e sapere, date una risposta umana. Io ho letto un po' di cose su questa ragazza. Non pensi che questi giornalisti
l'abbiano uccisa più volte, questa povera ragazza, con gli, la ricerca dello scoop, della... La realtà, il giornalisti, il lavoro del giornalista lo conoscete. Purtroppo tutti nascono bravi, è come la politica, tutti però il giornalista ha un'arma talmente importante che a sua volta è un po' come lo psichiatra, a forza di frequentare i matti diventa un po' alterato anche lui. Il giornalista, a forza di giocare con questo potere che basta un articolo per distruggere una persona, sì, ha un potere enorme. Cioè, io vedo valanghe di giornalisti che entrano, per esempio noi organizziamo gli eventi, godendo di questo potere che all'inizio è in buona fede, poi si accorge che ha un potere enorme. Però c'è l'impressione che più che cercare la polizia, l'assassino, il giornalista cercava lo scoop. Conclusione, intanto... una volta che il giornalista si è ammorbidito di questo potere, diventa meno forte. Allora l'editore gli dice, se mi fai aumentare gli incassi, e lui per aumentare gli incassi va a cercare, amplifica delle cagate. Sì, esatto. Questa è la realtà, esatto. Ma così il politico, così me, è nel nostro DNA essere così. No, perché uno spera sempre in un'indagine accurata e seria. Ma sì, però, non fine, siamo dei computer. Una persona muore non siamo dei così. È come quando io parlo del divertimento. Il conto è caro, ma stai tranquillo che ti sei divertito, non pensare ai soldi. Classica frase come per dire, scusa ti ho rapinato, ma... E poi queste cose le sapete meglio di me. La realtà è questa, nessuno di noi... Mi fa ridere quello che dice, io sono onesto. Come sento sta frase... Tutti, io non ho mai trovato uno che dica io sono disonesto. Beh, ma qualcuno che si autoconfessa magari lo trovi anche, poi è ovvio che insomma diciamo qualche, che ognuno segue il proprio DNA, cioè l'acido desossiborico nucleico. Sì, ci sono poi dei limiti, c'è chi fa delle grosse cazzate e chi le fa più piccole, bisogna anche saper distinguere. No, non c'è. Quando fai una cazzata non sai se è grossa o piccola, ti accorgi poi dopo che l'hai fatta o grossa o piccola, perché è un po'... Beh, volontariamente è un sì, po', ma ti faccio il paragone della pistola, io ho mai voluto portare la pistola, perché in ognuno di noi c'è il momento d'ira che perdi il controllo, e chiaramente se anche ti rovina la vita, perciò tanto vale prendersi 25 ceffoni e non avere la pistola. Cioè, questa è sempre la mia idea. Sì, come risultato sì. Sì, perché hai il momento che anche hai il momento che proprio odi una persona, perciò è meglio non. Però ci sono delle cazzate, chiamiamole così, che partono anche volontariamente sapendo già dove vanno a finire. Esistono. Non siamo dei computer. Sì, certo, quando però non è che parti per fare una cazzata, in quel momento decidi che è il percorso migliore, cioè quello che prende la droga sa benissimo più di un medico cosa, i danni della droga, in quel momento il percorso che lui desidera è il piacere della sì, droga. Sì, soddisfare una sua esigenza. È come un altro ragionamento, noi, il nostro cervello serve ma fino a un certo punto. Il 90 o l'80%, nessuno lo ammette, cioè noi seguiamo l'istinto, cioè uno ti è antipatico, non lo vuoi vedere, l'istinto è quello che comanda in realtà, il ragionamento comanda fino a un certo punto, sono sempre le mie idee. E cosa fai adesso nella vita, Carlo? Sei in adesso pensione, abbiamo spero. Abbiamo dei locali, facciamo degli eventi, mi chiamano e facciamo degli eventi. Più altri settori, per esempio uno, l'arte contemporanea, la magia. Il vero regalo ce l'ha fatto internet, che internet se hai un po' di cervello e chiaramente a una certa età non hai più la forza fisica, con un click contatti 1 milione di persone. Sì. Come diceva giustamente Sgarbi, la pittura dell'Ottocento è molto facile da capire ma è difficilissima da fare. L'arte contemporanea è facilissima da fare perché figli lo giri, sì, sì. Però è molto difficile da capire. In effetti l'arte contemporanea rispecchia non una parola ma un sentimento. Cioè se io per esempio dico aia, nessun pittore potrà leggere aia, ma non so, una scritta così vuol dire aia, è come la reclama. Se tu vedi il quadro
lì non lo caghi nemmeno. Se tu vedi un quadro nel gabinetto, cioè la réclame deve attirare l'attenzione. Poi comunque adesso si potrebbe parlare mille volte. La fine è la voglia di vivere. La natura nell'uomo, anche perché andare a donne vuol dire vestirsi bene, aver due lire, non presentarsi da scemo, cioè ti porta, mentre invece, cioè in poche parole, quello che lavora 20 ore al giorno non si accorge che fa delle scelte sbagliate, perciò si autorovina. C'era un articolo, non c'è niente che rovina come il lavoro, perché vuoi ingrandire il negozio, ne prendi, perché fai delle scelte sbagliate. Se invece riesci a fare 8 ore di lavoro, 4 di divertimento, non è tempo sprecato, è che il divertimento ti riposiziona di nuovo in un modo equilibrato, perché ti cambia le situazioni, e poi le tue scelte sono giuste. Ma infatti c'è un filosofo che dice, Simone Agosti, sono tre le cose che mettono in carcere l'uomo già da piccolo, sono la famiglia, la scuola e il lavoro. Quindi il tuo discorso più o meno rientra in queste categorie. Lui è, sono sempre quei, io dico proprio il divertimento, anche l'andare a mignotte, cioè, che è una cosa normale per l'uomo. Guai l'uomo che dice, io non vado, cioè, alla fine noi viviamo delle scelte che facciamo. Parlo io che ne ho fatte 2000 sbagliate e 3 giuste magari, però io dico quello che sono convinto adesso. Io a mignotte vedo tutti gli uomini più importanti adesso, quelli che non vedo nei bordelli hanno qualcosa che non funziona. Perché è sempre il concetto delle scelte. Ci sono tante puttane oggi, però molte più di ieri. Ci sono tantissime. Ma a me non è che quando io confronto una volta puoi dirlo, anni 60, 2020 sono triplicate le puttane. Sì, perché si sono aperte le più belle. A me, io essendo piccolo e bruno, mi piacciono quelle alte bionde, ognuno sai che cerca l'opposto. Sì, quelle sono gusti, beh. Però una volta avevamo le italiane, adesso ci sono queste straniere che sono dei fiori. Certo. Le mie sono quasi tutte dell'Ucraina. Il cavallone. Eh? Ma quella di 20 anni, quella dell'altra volta, ci continua, resisti ancora. Sì, sempre. Rompe le guardie. Minimo di simpatia c'è, non penso che venga così, dai. No, certo, sta anche bene, la trappo bene, la faccio divertire, non le rompo le balle. E si sentono soprattutto anche protette, perciò fanno un po' meno cagate. Però, dico, mentre una volta, adesso ci sono questi scheletri disumani che ti arrivano, che sembra la Madonna, non puoi non corteggiarle. È sempre valido il concetto che tu in discoteca vedi una donna che balla, tenti di caricarla. La donna in quel momento viene per esibirsi, cioè è tempo perso, perché lei vuole esibirsi. Sei d'accordo con me su questa frase? Eh? Sei d'accordo con me su questa frase che qualunque cifra tu spendi per una donna sono soldi persi? Ma le donne sono molto più serie di noi. Comunque, se sei titolare o lavori nella discoteca, hai molte più possibilità, perché se diventi come un locale, un riferimento per loro. Secondo me, no, non è solo questione di soldi. No, tutto ciò che si fa a livello di la donna ha bisogno proprio di aver vicino un uomo inteso, infatti, non che scopa l'uccello, che la protegge, patisce quello, viene attratta, anche non bella, che si senta sicura. Questo è quello che la donna, se l'uomo fa un polpiccio, sì, vabbè, ride, scherza, però lo inquadra subito. Io lo penso come a parte che noi e le donne il livello è uguale, cioè noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi. Ma loro un po' meno comunque, resistono. Sì, sono più forti di noi. Sono più forti, non ci vuole tanto, noi sembriamo quelli che... Sì, abbiamo le stesse idee.